Salve a tutti, bentornati nel mio canale YouTube. Questa volta voglio parlarvi di qualcosa di un po' particolare che è collegato al greco, collegato soprattutto alla letteratura greca e va da sé alla mitologia greca, ma in fondo letteratura e mitologia vanno di pari passo perché molto spesso nella letteratura greca o almeno in diversi ambiti di letteratura greca, come vedremo, c'entra tantissimo il mito, la mitologia e di conseguenza gli dèi. Cos'è il mito? Il mito nasce come racconto, racconto nato in forma orale che poi pian pianino è stato tramandato dopo la forma orale anche in forma scritta. E protagonisti dei miti sono molto spesso divinità, accanto a divinità possiamo trovare anche esseri mortali ma eroici o semidei. Ma torniamo alle divinità che compongono un ricchissimo pantheon greco, pantheon che vuol dire tutti gli dei, perché ce n'erano veramente tanti nel mondo greco, d'accordo? La religione greca era chiaramente, come tutti sapete, politeista, di conseguenza aveva tantissimi dei, alcuni molto noti, altri meno, alcuni decisamente importanti, altri secondari. E quindi qui parliamo di quelli più importanti. Allora, tutto ha origine dal caos. Per farla breve, dal caos nascono per esempio la notte, il Tartaro, Eros, Gea o Gea, cioè la terra. Da questi nascono poi Urano, che sicuramente avrete sentito nominare, e prendiamo un attimo Urano perché da Urano ecco che nascono Crono e Rea, e dalla loro unione, perché molto spesso queste unioni avvenivano così, spesso e volentieri fra fratello e sorella, dal momento che c'erano solo loro in fondo come esseri, ecco che nascono ulteriori divinità che sicuramente avrete sentito. Sono gli dei dell'Olimpo. Allora, sapete che l'Olimpo è un monte che esiste realmente, che si trova in Grecia, ma secondo gli antichi greci l'Olimpo era anche la sede degli dei, ovvero loro vedevano questa vetta molto molto alta, per essere appunto un monte in Grecia era considerato altissimo, e siccome non l'avevano scalato naturalmente fino in cima, immaginavano che sulla cima dell'Olimpo vivessero in abitazioni molto simili ai templi che abitualmente innalzavano per gli dei, appunto tutti gli dei dell'Olimpo, dei e dee. Com'erano questi dei? Allora, naturalmente, essendo divinità, erano immortali, quindi non morivano. Avevano particolari poteri, alcuni veramente molto importanti, altri un pochino meno, quasi ridicoli, ma al di là di questo si può dire che erano assolutamente simili agli esseri umani. Sì, loro li avevano immaginati simili in tutto per tutto agli uomini e alle donne, tranne che per i poteri e per l'immortalità. E quindi, come gli esseri umani, avevano l'aspetto fisico, poi magari erano straordinariamente belli, certo, però erano fisicamente simili a noi, ma non solo fisicamente, erano simili a noi anche caratterialmente, e quindi avevano tutte, chiamiamole virtù, ma soprattutto tutti i vizi e tutti i difetti degli esseri umani. Tant'è vero che molto spesso questi dei venivano descritti nei miti, nelle tante storie che appunto vengono raccontate e tramandate su questi dei, ecco, vengono descritti in maniera davvero decisamente particolare, come esseri tremendamente litigiosi fra loro, per esempio, che erano facilmente collerici, ovvero si abbandonavano facilmente all'ira, anche alla sete di vendetta, non solo fra di loro ma anche nei confronti dei poveri malcapitati esseri umani. Erano divinità che quindi amavano e odiavano, provavano gelosia e invidia, insomma provavano le stesse emozioni degli esseri umani, solo che essendo divinità, quando poi le provavano molto spesso succedeva un gran macello. E a proposito di gran macello, anche le famiglie di queste divinità erano veramente un gran macello, che voglio dire, beautiful, cos'è costui in confronto a quello che leggiamo nella mitologia dell'Olimpo.
e magari se volete, se siete curiosi, in futuro vi parlerò di dei tanti miti che ci sono, naturalmente dei più importanti, dei più belli, curiosi e interessanti. Intanto andiamo a vedere quali sono le divinità maggiori. Allora, dicevo, da Crono e Rea nascono come divinità importanti Poseidone, Hades e Zeus, che si spartiscono praticamente i regni dell'epoca, ovvero a Poseidone tocca il regno del mare sottomarino, quindi tutte le acque e in particolare mari e oceani. A Zeus tocca invece il regno, noi diremmo, più importante, ovvero cielo e terra, quindi ha anche la sovranità su tutti gli esseri umani e su tutto il creato, almeno sopra la terra, che non c'entra nulla col mare. E invece al povero Hades, il più sfortunato, vabbè, lui finisce nell'oltretomba, quindi agli inferi, sottoterra, sì, proprio sottoterra, ma nel regno dei morti. Attenzione, quando dico inferi, non confondiamoci con l'inferno cristiano, perché negli inferi ci finivano tutti, sia buoni che cattivi, indipendentemente da quello che avevano fatto, quindi non c'erano problemi di colpe, peccati, quindi chi va all'inferno e al contrario chi è buono va al paradiso, no, le ombre dei morti andavano tutte nell'oltretomba, e lì avevano come sovrani Hades e poi la sua sposa Persefone, che tra l'altro è protagonista di un bellissimo mito. Sorella di questi tre era anche, per esempio, Era, che non era solo sorella, ma diventa ben presto la moglie litigiosissima e invidiosissima di Zeus. Ora, litigiosissima e invidiosissima è vero, però devo dire da donna che aveva anche le sue ragioni, perché Zeus, santo cielo, non se ne faceva scappare una, spesso e volentieri si calava sulla terra e altrettanto spesso e volentieri si trasformava in diverse creature, ora un cigno, ora una pioggia d'oro e chissà cos'altro, e si univa a tante donne mortali. E quindi è chiaro che la povera Era, scoperti i continui tradimenti di Zeus, insomma, poteva anche essere giustamente arrabbiata e vendicativa, poi che rivolgesse la sua sete di vendetta non tanto contro Zeus, che era il padre degli dei, quindi non era propriamente toccabile, ma contro le malcapitate donne mortali, vabbè, poverine, non è che era proprio del tutto colpa loro, Comunque, da queste unioni fra Zeus e le donne mortali, ma anche fra altri dei e donne mortali, così come dall'unione, perché no, fra dei e uomini mortali, nascevano anche esseri umani che però avevano dei poteri particolari, quindi nascevano dei semidei. Dico uno fra tutti, il più famoso, Eracle. Vabbè, ve lo dico anche in latino così sapete di chi sto parlando, perché magari il nome Eracle non vi dice niente, sto parlando di Ercole, il famosissimo semidio, figlio proprio di Zeus in persona. Ognuna di queste divinità poi aveva dei poteri particolari e presiedeva qualcosa. Allora, se Zeus era il capo di tutti gli dei e anche del cielo e della terra, vediamo i suoi figli o comunque le divinità, chiamiamole secondarie perché erano un pochino meno importanti di lui. E quindi abbiamo Ares, che era il dio della guerra, oppure abbiamo Efesto. Ecco, Efesto poverino è il dio più sfortunato di tutti, perché mentre gli altri dei sono particolarmente belli e ai tanti attraenti, non solo Ares naturalmente, ma anche tanti altri, Efesto poverino nasce piccolo, gobbo, zoppo, vabbè, zoppo anche perché la madre Era, quando l'ha visto e ha visto quanto era brutto, da madre snaturata, l'ha preso e l'ha scagliato giù dall'Olimpo ed è finito in fondo a un vulcano dove ha fatto la sua fucina e dove passerà l'eternità a forgiare e fondere metalli, ferro e quant'altro. Ecco perché appunto Efesto, o anche Vulcano, è il dio dei metalli, il dio fabbro per eccellenza, ed è l'unico dio poverino zoppo e bruttino. Ma pensate un po', pur essendo zoppo e bruttino,
va a sposarsi con la più bella, ovvero con Afrodite, la dea della bellezza e dell'amore. Che poi questa Afrodite non fosse particolarmente fedele è un'altra storia. E poi abbiamo tanti altri dei e dee, pensiamo per esempio ad Apollo, dio del sole, ma anche della musica, della poesia, perché ogni dio non aveva spesso e volentieri soltanto una prerogativa, un incarico, ma ne aveva più di uno. Vabbè, immaginavano così ad Apollo era toccato questo. E invece a sua sorella Artemide, lei invece era sia la dea della caccia che la dea della luna. Cosa c'entra l'uno con l'altro? Non lo so. O poi abbiamo anche tanti altri divinità. Un'altra divinità importantissima è Atena. Atena, che anche lei è una dea un po' strana, perché sia la dea guerriera, infatti è la dea della guerra, e nasce completamente armata, vestita di armatura, ma è anche la dea delle arti e della saggezza, della sapienza. Altro strano accostamento, vero? Ecco, a proposito della nascita di Atena, è un po' particolare perché, pensate, a un certo punto viene raccontato nel mito che Zeus ha un tremendo mal di testa e per farsi passare il mal di testa cosa pensa di fare? Di tagliarsi parte della testa. Solo che, tagliata la parte della testa, ecco che gli esce così, tutta intera, anzi già donna belle fatta con tanto di elmo e di armatura, la nostra Atena, dea della guerra appunto, ma anche della saggezza, forse perché appunto nata dalla testa. Così come al contrario Afrodite viene descritta in maniera molto più poetica e romantica, nata dalla spuma del mare, come pensiamo ai bellissimi dipinti che sicuramente conoscete, che la raffigurano appunto, che arriva sulle onde marine. Ma naturalmente ho citato soltanto alcuni dei, ce ne sono davvero tanti in questo ricchissimo Olimpo e tutti hanno le loro particolarità, i loro caratteri. Sono davvero particolari, tutti molto interessanti e molto spesso protagonisti di miti altrettanto interessanti, che possono anche essere raccontati come storie piacevoli, divertenti, anche ai bambini naturalmente. Ovvio che sono anche materia di studio se li si legge, li si studia con maggiore attenzione e profondità, però sono anche particolarmente interessanti e intriganti, soprattutto alcuni che vi racconterò. E quindi voi continuate a seguirmi, iscrivetevi, magari mettete mi piace che non fa mai male, aiutate a far crescere questo canale, così io continuerò a raccontarvi tante di queste storie. È una minaccia? No, dai, alla prossima, arrivederci!